Fatte alla moda, sfilata ispirata alla stilista inglese Vivienne Westwood nella location esclusiva dell'antico Mulino delle Fate alla Mezzia Terme. La classe terza R, corso moda del Polo Tecnologico Rambaldi di Lamezia, insieme all'Associazione Samarcanda, ha infatti reso omaggio all'estro e alla creatività di Vivienne Westwood, stilista inglese nota in tutto il mondo, scomparsa nel 2022. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear Le modelle I'm not d'eccezione hanno vinto l'emozione e per la prima volta hanno sfilato con le loro creazioni nel suggestivo contesto dell'antico mulino, incastonato tra boschi e ruscelli. Una realtà unica in un habitat paesaggistico davvero mozzafiato, tanto che l'antico mulino ha ottenuto il premio internazionale La Fabbrica del Paesaggio 2023, promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO, nella sezione Ristrutturazione con particolare attenzione all'ambiente e al paesaggio. La manifestazione è stata anche l'occasione per riflettere sull'impatto ambientale della fast fashion e sul ritorno al vintage. A tal proposito, un sentito ringraziamento va agli sponsor, Mercatino Franchising Catanzaro Lamezia e Senza Nodi APS, che hanno fornito gli indumenti dismessi per permettere di trasformarli creativamente e farli rinascere in stile punk. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con l'Istituto Carlo Rambaldi, presieduto dalla dottoressa Anna Primavera, che è sempre disponibilissima, di una mentalità molto aperta e lungimirante, e quindi ogni qualvolta ho proposto delle collaborazioni particolari ha subito inteso qual era il mio obiettivo e l'ha condiviso. Quindi non è la prima volta che lavoriamo insieme. Quest'anno per la chiusura dell'anno scolastico la terza classe, la terza R dell'indirizzo moda ha fatto una convenzione con la scuola, ha istituito una convenzione con l'Associazione Samarcanda. Si tratta praticamente di un PCTO che sarebbe ha cambiato nome, il vecchio alternanza scuola-lavoro. Quindi è un'esperienza particolarmente formativa per gli allievi, perché oltre all'aspetto didattico, al trasferimento di informazioni che sono in merito specifico, specificatamente alla disciplina, hanno l'opportunità proprio di fare questa esperienza lavorativa esterna alla scuola, esterna alla classe, e quindi di completare questo percorso che insomma è molto arricchente. Ci ha ospitato gentilmente l'ingegnere Aiello, Mulino delle Fate. Quindi la sfilata a fine lavoro avverrà oggi in questa sede. Ringraziamo sentitamente tantissimo il Mercatino Franchising e l'Associazione SPA Senza Nodi di Nadia Donato, che ci hanno donato entrambi parecchi capi d'abbigliamento dismessi, tra cui anche degli abiti da sposa, l'Associazione Senza Nodi, che noi abbiamo decostruito e riutilizzato, abbiamo creato degli abiti completamente diversi e nuovi. Questo perché abbiamo voluto mettere l'accento sull'ecosostenibilità, quindi con il riciclo creativo. Non è stato acquistato nulla, nessun tessuto nuovo, ma abbiamo riciclato tutto. Quindi anche questo ha la sua importanza, è un aspetto educativo fondamentale per i ragazzi. Buonasera, io sono Anna Primavera, sono la dirigente scolastica del Polo Tecnologico Rambaldi di Lamezia Terme. Siamo qui questa sera per la sfilata all'interno del progetto che ci ha visto coinvolti in questa bellissima iniziativa e per la quale ringrazio sentitamente la professoressa Jacopetta con l'Associazione Samarcanda e tutte le associazioni che lei già ha citato prima, perché hanno dato un fattivo contributo alla riuscita di questa iniziativa. In realtà questo è il momento conclusivo di un percorso di PCTO, come già è stato detto, che è il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento che tutti gli studenti delle scuole, gli studi superiori devono svolgere
per almeno 50 ore per quanto riguarda il nostro istituto. È stata un'esperienza per le ragazze molto molto arricchente, molto particolare, molto anche entusiasmante, perché si sono proiettate in una dimensione particolare, quella del riuso dei materiali, che è una cosa che non è tanto in sintonia con i ragazzi, che sono spesso un po' più attenti alle mode del momento, anche ad una dimensione del consumare subito immediatamente, quindi anche un discorso etico si è inserito in questo percorso, nonché l'orientamento, che è una delle mission della scuola, anche in sintonia con quelle che sono le ultime normative prodotte dal Ministero. Quindi io ringrazio veramente tutti per l'iniziativa, anche voi che siete qui ad intervistarci, e godiamoci questa bella serata insieme. Grazie. Siamo in questa purtroppo serata imprevista dal punto di vista meteorologico, però la volontà e la voglia delle ragazze di esibire i loro lavori, che hanno seguito da diversi mesi, è già dal mese di dicembre che è partito questo progetto di alternanza scuola-lavoro, nato dal riuso di materiali, di abiti dismessi e riutilizzati in chiave, rivisitati in chiave punk, visto che abbiamo scelto questo argomento. Le ragazze si sono calate nel ruolo, hanno vissuto con molta professionalità, posso dire, questa esperienza, tenendo conto che sono di terza, quindi è il primo anno del triennio, e ancora hanno molto tempo davanti scolastico per affrontare nuove esperienze di questo tipo. Marianna, Denise, Miriam, come siete? Io da sposa, Paola, Giulia. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Allora, mi chiamo Marta. Io mi chiamo Sofia e siamo due artisti circensi. Mi chiamo Maria Adele. Mi chiamo Arianna. Come siete da bikers? Da motociclisti. È la prima volta? È la prima volta che ne facciamo una spilata. Mi chiamo Mark, il mio team è Team Punk. Cristina, io sono vestita pirata. Sono riciclati, poi sono fatti, sono rifatti, quindi è un modo per salvare anche un capo. È la prima volta che mi faccio una sfilata? Sì, è il mio primo volta. Buonasera a tutti, ben arrivati così numerosi, nonostante la pioggia di qualche ora fa, siamo riusciti ad organizzare all'interno di questo luogo del cuore, del cuore Calabria, questo evento. Volevo soltanto indicare che questo luogo va all'interno di una carrellata di eventi che richiama un po' quello che sono le feste di oggi, di maggio, dei movimenti storici europei. Noi in questo momento, questo luogo del cuore sta rappresentando l'intero Sud Italia in tutta Europa.
Quindi questo evento viene svolto all'interno delle giornate europee dei comuni storici, quindi avremo qualche pensamentina europea che lo merita, comunque la vostra, il polo tecnologico Carlo Lombardi, per quello che ho fatto. Io vi lascio subito alla cara amica Margherita, che è quella che ha dato la forza, la motore di questo evento, qui noi ci siamo calorosamente accodati e siamo contenti di questa scelta. Sto collaborando con l'Istituto Rambaldi, nello specifico si tratta di un progetto sull'alternanza scuola-lavoro. È molto interessante sia per noi tutor e per i professori che hanno partecipato che per le allievi. Credo che riescono ad immergersi nella parte lavorativa fuori dalla classe e a completare un percorso che diversamente insomma rimarrebbe limitato alle quattro mura di una classe, anche se naturalmente un lavoro di pregio, quello che fanno gli insegnanti e quello che le ragazze apprendono. Si tratta dell'indirizzo moda, quindi speriamo veramente, ci auguriamo che tra queste ragazze che hanno lavorato così bene finora ci sia uno stilista emergente per il futuro, insomma, che ci possa rappresentare. E devo ringraziare naturalmente il professore Cardone, il professore De Monti, la professoressa Tripodi e naturalmente la preside Primavera, che ha accolto di buon grado la mia proposta a creare questo rapporto lavorativo con il suo istituto. Voglio specificare che è importante l'utilizzo che abbiamo fatto del materiale per la realizzazione della sfilata che vedrete. Abbiamo creduto moltissimo nel riciclo creativo, si tratta appunto dell'ecosostenibilità, quindi abbiamo riutilizzato, decostruito degli indumenti che ci sono stati donati. A questo proposito devo ringraziare il franchising Mercatino di Lamezia e di Catanzaro e l'associazione culturale Senza Nodi, presieduta da Nadia Donato di Pianopoli, che ci hanno regalato tantissimi capi d'abbigliamento dismessi, tra cui anche degli abiti da sposa che noi abbiamo trasformato. L'ultimo ringraziamento naturalmente va a Fabio Aiello, che mi ospita spessissimo con grande piacere da parte sua, ma soprattutto da parte mia. Questo è un luogo magico e quindi qualunque attività viene svolta qui prende questa caratteristica, questa enfasi così, ma in un'atmosfera diversa da qualunque altra e quindi è apprezzabilissimo, insomma. Grazie Fabio, grazie a tutti voi. In aggiunta, le ragazze stesse, le alunne, sono le modelle, oltre che quelle di terza, della terza classe che ha prodotto il lavoro, ci sono anche ragazze di prima, sì. R. Sempre lo stesso indirizzo moda. Grazie alla dottoressa Jacopesta e mi associo ovviamente ai ringraziamenti e ai saluti che ha fatto senza dilungarmi troppo e ringrazio tutti voi di partecipare a questa serata. Speriamo di aver creato un progetto divertente oltre che un'occasione didattica che si è estesa appunto alla presa di coscienza sulle tematiche ambientali. Quindi non mi dilungo troppo perché ho anche la fama di dilungarmi troppo, in classe almeno dicono così. E quindi io inizierei con un po' di musica a tema ovviamente e con la sfilata. Gli abiti sono ispirati alla stilista londinese Vivienne Westwood. Abbiamo scelto lei perché insomma è molto vicina come stile ai ragazzi, ai giovani. Lei ha creato il punk, è la regina del punk ed è scomparsa fra l'altro di recente, 2 anni fa, quindi la stiamo celebrando stasera. You can run and hide, but you can never find a
like a crystal ball. I see everything. Got me on your mind, but mind your own, you never change. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. I've been through all the highs and lows.
Dire che qua siamo all'interno del regno della fata Gelsomina. Voi pensate che questa bambina ha avuto una storia straordinaria. È stata una bimba che è stata abbandonata da piccola, quindi una trovatella. È stata cresciuta, secondo la leggenda, dalle fate, fino all'età di essere una bellissima ragazza, come sono queste bellissime ragazze. Dopodiché ha deciso di abbandonare il mondo delle fate per andare al mondo degli uomini. È diventata una principessa, è stata sposata dal principe Luigi Rubino. Però ecco, l'amore verso gli umani un po' l'ha seduta abbandonata, perché lo stesso principe la rinchiude in questo mulino delle fate, perché lei era una principessa buona di animo, anziché starsi nel castello a fare la principessa, andava per strada ad aiutare i poveretti, quindi questo animo gentile e nobile. Al principe questa cosa non andava e quindi ha deciso di rinchiudere in questo mulino. Quindi Gelsomina è stata rinchiusa, questa ragazza, in questo mulino per oltre 5 anni. Quando ha sentito che stava per morire, no? Che non riusciva più ad andare avanti, ha chiesto l'ultimo desiderio del padre. Ha detto: guarda, io ormai sono convinta che sto per morire, l'unica cosa che vorrei è diventare una fata. Le fate l'hanno accontentato, quindi Gelsomina da quella notte è diventata una fata. E quindi in realtà in questo luogo si sente questa energia pazzesca. Io lo dico sempre, se io mi trovo qua, io vivo in Svizzera, non vivo qua. Ho lasciato questa terra 10 anni fa, quindi fa male in cuore. Ho studiato, i miei amici sono ingegneri e lavoriamo in Svizzera. Però qualcuno è venuto a chiamarmi per venire in questo posto, io non lo conoscevo questo posto, come tanti di voi non lo conoscevano, mi ha portato in questo luogo e mi ha chiesto aiuto. Ho detto: voi siete due ingegneri, quindi la parte tecnica, avete i vostri risparmi, la parte economica, amate questa terra. Quindi un'alchimia perfetta, quindi mia moglie, senza pensarci, abbiamo fatto tutto questo per 10 anni. È stato un percorso lungo, faticoso e per molte volte commovente, no? Perché tutto quello che ho pensato qua. E abbiamo sempre sentito questa presenza vicina. Thank you.
guardate. Cioè, poi quella vostra presenza, ragazzi, avete arricchito ulteriormente l'anima di questo luogo. Perché è un luogo fatato, dove delle fate, noi siamo degli inclusi, io metto, no? Siamo inclusi, no? Siamo folletti. Con grande soddisfazione, veramente grande trasporto, l'idea di omaggiare Gelsomina, fare alla dirigente. Grazie, grazie. Io sono emozionata, io tutto questo non me l'aspettavo, cioè io stasera sono venuta dopo una giornata di lavoro, sono state 5 mesi e dico vado a vedere questa sfilata, ma io non mi aspettavo questa meraviglia, cioè sapevo che le mie ragazze erano in mano a professionisti, cioè, sia i loro docenti che ringrazio infinitamente, sia la professoressa Jacobetta che non finirò mai di ringraziare, e però è stata una sorpresa immensa. Una gioia, io non ce l'ho gli aggettivi per descrivere le emozioni che ho provato questa sera. Beh, è stata veramente un'esperienza bellissima, frutto di un lavoro immenso, di cui vi ringrazio, ma ringrazio anche le mie ragazze, perché con naturalezza hanno sfilato. Sono state belle, serene, tranquille. Pur essendo la prima esperienza. Solo un nome, non so se mi sente, ma non importa, la ringrazio lo stesso, Maria Rosa, che è stata assistente di regia. È stato un bellissimo evento quello di questa sera, Fate alla Moda, organizzato insieme al Polo Tecnologico Rambaldi, l'Associazione Samarcanda, l'Associazione Senza Nodi, anche ringraziando il Mercatino La Mesia. Quello che ci è piaciuto di questo progetto è che in realtà si è parlato di riciclo, quindi queste ragazze hanno messo tutta la loro arte, tutto il loro estro per riciclare, diciamo, del materiale per fare degli abiti bellissimi. Mi complimento con loro, con tutto il corpo docenti. Questo evento si va, diciamo, a inserire alle giornate dei mulini storici europee che si tengono nel mese di maggio in tutta Europa. E l'antico mulino Le Fate ancora una volta quest'anno, per il terzo anno consecutivo, rappresenta non solo la Calabria ma gran parte del sud Italia, e quindi è un modo per far vedere la Calabria bella, la Calabria che ci piace. Quindi ringrazio tutti voi per la numerosa presenza e per il sostegno che ci date. Continuiamo a macinare cultura per un mondo migliore. Grazie.